Questa volta vi voglio parlare dell'insalata che si acquista già lavata in busta. È sicura, fa male, perde le proprietà. Adesso io ho fatto questa ricerca perché quando sono andato a fare la visita del mio dietista, che mi hanno consigliato quelli del centro diabetico, visto che io ho detto che evito di mangiare carboidrati e meno zuccheri possibile mangio, e loro dicono: no, bisogna mangiare sempre pasta asciutta, quello, pane, pizza, tutte queste cose qua, sempre dolci, pochi, ma bisogna mangiare. E allora mi hanno mandato dal dietista a vedere se quello che sto facendo era giusto o non è giusto. E il dietista era d'accordo di non mangiare tanti carboidrati, un po' di pasta diceva, ma comunque, però tanta verdura, tante cose senza carboidrati. Però una cosa mi ha detto, una cosa: mi raccomando, non acquistare la verdura già lavata in busta. Io ho ascoltato, però non mi ha spiegato il motivo. Io ho pensato sarà perché perde le proprietà. Non so, non è stato tempo tagliata la verdura, è messa in sacchetto, lavata bene, tutto. Sarà per quello il motivo. Non mi ha spiegato. Allora ho fatto questa ricerca qua. Insalata in busta, tipo questa qua. È già lavata, bella comoda, mamma mia. Se mi metti in piatto, ma è sicura. Si può mangiare tranquillamente. Ad esempio questa c'è scritto sul sacchetto, c'è scritto: laviamo le nostre insalate 3 volte, quindi è un lavaggio sicuro per rimuovere le tracce di sabbia, per eliminare eventuali residui ancora presenti, un'altra volta, e ricercare bene con cura viene. Quindi non serve rilavarla di nuovo a casa. Ecco, che è stata lavata 3 volte, cioè il procedimento. Io le prendo perché ho la convenienza del 50%, perché è in scadenza, allora risparmio, se no non mi permetto di acquistare, perché costa troppo. Conviene, allora sì, conviene prendere della valla. A parte che non vendono neanche verdura così sciolta nei supermercati. Una volta c'era, si poteva prendere radicchio, adesso non trovi. Per forza si può prendere quella non lavata, però sempre nei sacchetti, sempre nei sacchetti. Vabbè, facendo ricerche ho capito che il problema non è delle proprietà che perdono, il problema sono i batteri che si formano internamente. Siccome per avere un prodotto eccezionalmente bello, lavato come si deve, l'operazione giusta da fare quando lavano la salata per mettere nei sacchetti, appena raccolta, deve essere ripulita dai residui della terra, naturalmente, da insetti o da altro. E poi lavata con acqua potabile, che non sempre viene lavata con acqua potabile perché l'acqua costa. E poi deve
deve essere anche aggiunta nell'acqua un po' di amuchina, ormai la conosciamo che cosa vuol dire, dosata in maniera giusta per evitare il sapore del cloro del prodotto finale, perché l'acqua potabile c'ha il cloro. Inoltre, durante tutte queste fasi di preparazione è importante tutto mantenere a una temperatura bassa, sempre inferiore ai 8 gradi. Se per qualche motivo questo procedimento non viene fatto in questa maniera, c'è il rischio che internamente nel sacchetto si formi dei batteri che cominciano a aumentare, l'insalata anche comincia a marcire, e anche senza accorgersi non fanno bene. In questo sacchetto c'è scritto che è stata lavata 3 volte, e quindi c'è scritto anche di non occorre rilavarla. Ma normalmente, speriamo che sia vero, normalmente nelle altre confezioni che si comprano già lavate, pronte da mangiare, è sempre bene lavare l'insalata con un po' di acqua e bicarbonato, se si può lavare bene 2 o 3 volte, risciacquare e centrifugare, asciugarla e mangiarla. Non evitare sempre di acquistare se i sacchetti sono gonfi d'aria, che allora vuol dire che hanno già incominciato la fermentazione, cioè che qualcosa non ha funzionato bene oppure è passato troppo tempo. Fare attenzione anche alla data di scadenza, perché la data di scadenza significa quanto può durare dentro nel sacchetto, ed evitare gli sbalzi di temperatura. Viene consigliato sempre di, una volta aperto, anche se qui c'è scritto tenerla in frigorifero, si può consumarla anche dopo qualche giorno, è meglio consumarla subito tutta, e quindi prendere i sacchetti è sufficiente per 1 o 2 porzioni, pranzo e cena, ecco, oppure se ci si è persone mangiarla tutta. Comunque è sempre meglio consumare i prodotti freschi e dopo lavarli, perché quelli freschi mantengono le proprietà meglio appena raccolti, dopo poche ore il valore nutrizionale è ottimo. Invece una confezione così, certo che è stata lavata, è stata asciugata, è stata messa nei sacchetti, è stata trasportata col camion, è stata la data di scadenza dal confezionamento è già parecchi giorni, quindi sicuramente una cosa appena tagliata, raccolta dalla terra e lavata e mangiata è meglio che passi troppi giorni. Quindi il consiglio è, se si può, acquistare prodotti freschi ed è lavare, perdere tempo a lavare con l'acqua, e se si vuole mettere anche più bicarbonato, così si tira via eventuali piccole particelle di batteri che potrebbero essere attaccati alle foglie. Ci vediamo alla prossima occasione. Ciao.